Una domenica pittoresca, la cittadina di Scilla è stata presa d'assalto da turisti e visitatori desiderosi di godersi una giornata di sole. Le spiagge sono state animate da un vivace via e vai di bagnanti che hanno approfittato delle calde temperature per prendere il sole e tuffarsi nel mare cristallino. Gli operatori del settore turistico hanno espresso grande soddisfazione per l'influenza di visitatori e piacere vedere così tanta gente godersi le nostre bellezze naturali, ha dichiarato un albergatore locale. L'attività locale, dal ristorante ai negozi, souvenir, hanno registrato un aumento significativo delle vendite grazie all'afflusso di turisti. La presenza di così tanti visitatori è iniezione di fiducia per tutti noi, ha commentato un ristoratore. Speriamo che questa tendenza continui anche nelle prossime settimane. Sì, certamente, noi abbiamo lavorato tantissimo, già è da quasi 2 anni ormai che operiamo come associazione di promozione sociale su Chianalea, abbiamo organizzato tante manifestazioni, abbiamo fatto conoscere, abbiamo fatto promozione proprio del borgo Chianalea, e questi, grazie anche al tempo che ci lascia gustare ancora giornate estive, e abbiamo un buon ritorno da questo punto di vista. L'associazione ha lavorato tanto, ha investito tanto, e questi sono, diciamo, parte dei frutti che stiamo raccogliendo alla fine. Perché ricordiamo che la vostra associazione ha promosso a 360 gradi da pochi anni questo borgo, ecco, borgo di vino, altre iniziative estive, altre iniziative anche autunnale, invernale. Sì, certamente, noi abbiamo cominciato originariamente come comitato, e poi ci siamo, nel gennaio del 2023 ci siamo costituiti come associazione, e da quel momento abbiamo cominciato ad attivarci per promozionare il borgo di Chianalea e Scilla in generale, perché non dimentichiamo che Chianalea è uno dei quartieri di Scilla, quindi Chianalea e Scilla al 100%. Abbiamo per 2 o 3 anni di seguito abbiamo fatto il Natale a Chianalea, abbiamo fatto il Borgo di Vino l'anno scorso. Lo ripetiamo quest'anno? Sì, certamente, anche se cambieranno le date e il periodo, ma in ogni caso lo si ripeterà, come si ripeterà anche il Natale. Questo ha favorito anche i voli Ryanair che stanno arrivando su Reggio Calabria? I voli Ryanair sono stati la ciliegina sulla torta praticamente per noi, perché portano continuamente turisti, anche se è un turismo morde e fuggi, perché arrivano 2 o 3 giorni e vanno via, ma è un turismo che fa sì che anche a oggi, al 13 ottobre, ci sono anche B&B pieni.